ufficio. Andiamo ora a Manfredo Oia per parlare di un interessante progetto di inclusione sociale e di educazione ambientale. I pazienti psichiatrici e i piccoli studenti hanno trasformato, in poche parole, un giardino abbandonato in un orto didattico. Sentiamo Francesca Valentino. Pazienti psichiatrici e piccoli studenti trasformano un giardino abbandonato in un orto didattico. Ed è così che a Manfredonia nasce l'orto dell'inclusione nel plesso Parco Pellegrino della scuola Don Milani 1 Maiorano, grazie ad un progetto di inclusione sociale e di educazione ambientale fortemente voluto da Borgo Bambino. Inaugurati, oltre all'orto, anche gli arredi realizzati durante il corso di falegnameria tenuto sempre dai pazienti del centro diurno Alda Merini. Si tratta di un progetto multidisciplinare selezionato dall'impresa sociale con i bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Grazie a Borgo Bambino, i piccoli allievi si sono riappropriati di uno spazio verde abbandonato da troppo tempo. La valenza ambientale di un'iniziativa del genere sicuramente contribuirà a creare, a sollecitare nei bambini una sensibilità ambientale di fortissimo impatto, affinché i bambini possano crescere diventando cittadini attivi e responsabili e possono essere custodi degli spazi loro affidati. Grazie. Noi eravamo il contraddittorio, cioè noi eravamo il contrario di quello che dicevano le mamme. No, le mamme ti insegnano non toccare, non raccogliere da terra, non sporcare le mani. Noi eravamo quelli che dicevamo sporcatevi le mani, toccate la terra, sentitela oppure annusate. E eravamo quelli che dicevano il contrario dei genitori. Il progetto, condotto dall'associazione Psiché, ha permesso a persone con disturbi mentali di riacquistare un ruolo da protagonista nella società e soprattutto la propria dignità di cittadino, in grado anche di insegnare qualcosa alle nuove generazioni, in questo caso ai piccoli studenti. Questa iniziativa, dalla forte valenza ambientale e sociale, andrà a contribuire a sollecitare nei bambini una sensibilità che sicuramente li aiuterà a crescere diventando cittadini attivi e responsabili. L'emozione è che hanno fatto una scoperta, si riprende l'anno prossimo, perché no? È stata una bella esperienza, mi sono divertito. I bambini sono stati molto bravi a coltivare, hanno imparato a coltivare. La terra è la nostra mamma, la terra. Si può essere felici anche sporcandosi le mani, lavorando, soprattutto in questo periodo veramente difficoltoso. Hanno riscoperto il contatto con la natura, per noi è stato motivo di gioia.